Basta, io ho un problema che a me la politica da ragazzo giovanissimo me la insegnò in diretta vis-à-vis un tale Ugo La Malfa che mi insegnava a prevedere le cose prima, a coglierle, a anticiparle del suo modo di fare politica. E io mi ricordo benissimo due episodi. Quando andai dal presidente Fini, avevo l'onore, io ero prima che attuasse la Cumbra, presidente della Camera, andai dal presidente Fini nel 2012 all'inizio e gli dissi: presidente, scusa, io mi dimetto dalla Camera, vado via. Il presidente, che io chiamavo magari Gianfranco a tu per tu, ma non mi sono mai permesso di chiamarlo diversamente da presidente quando c'era anche solo un'altra persona, mi dice: ma come, ma sei matto, vai via, è di uno come te, abbiamo bisogno, eccetera. Io ricordo benissimo, gli dissi: senti, io qua ho lavorato al servizio di grandi professionisti di tutti i tipi, con delle scoperte incredibili, perché il primo grande professionista che non conoscevo, che conobbi a Montecitorio, fu il presidente del gruppo del Movimento Sociale, io che avevo tutt'altre radici, perché si chiamava Pazzali, è stata una... E lui dice: ma che fai? Che ho detto: senti, qua secondo me arrivano i dilettanti. Ma perché lo dissi? Per capire la politica. Io faccio, non faccio il politico, faccio l'analista, il politologo. Grillo aveva già cominciato a impazzare nel 2012. L'uno vale uno era già partito, si capiva, bastava avere un po' di cervello, capacità di analisi, capacità di previsione per capire. I 5 Stelle arrivano in Parlamento nella primavera del 2013, dopo. Il presidente Fini fu così carino che mi dice: ma noi abbiamo bisogno di te. Cioè, io dico: guarda, a me l'unica cosa che mi interessa, dissi allora, siamo più di 10 anni fa, è la cultura, e ripartire dalla cultura, perché qua sarà uno Stato. È che il mestiere che sto provando a fare adesso, non solo a Sabaudio, ma tanti altri modi, come il presidente Academy Spadolini, eccetera. E il presidente mi disse: allora decidemmo, avrei fatto il consulente a titolo gratuito per la cultura della Camera. Ma ho ricordato questo episodio perché io ero uno di quei tanti poveracci che avevano lavorato con professionisti che capivano che avrebbero lavorato da lì in poi con molti più dilettanti, a partire dai 5 Stelle, ma non solo dei 5 Stelle. Secondo episodio che ricordo al volo, scusate l'autobiografismo del primo, per dare una chiave di violino in più a quello che ci possono dire i nostri ottimi grandi professionisti politici che abbiamo qui, Pino Pisicchio pubblicò, l'avevamo discusso, ragionato molto insieme, nel 2015 o 14, i dilettanti, quindi nel 2015, diceva: io dico, meglio se lo scrivi tu che sei il presidente del gruppo misto, dove stanno arrivando man mano tanti dilettanti, quindi sai, questo è un bellissimo libro, i dilettanti, io non ho mai fatto intrallazzi su un libro. In vita mia tenevo a Montecitorio un ciclo di presentazioni di libro col premio, alla fine ricordo benissimo il giorno della consegna da parte del presidente della Camera del premio, lui vinse il premio con quel libro. E che ti successe? Quella era il presidente della Camera, una signora, una brava signora, gentile, impegnata, come si chiamava? Boldrini, si chiamava Boldrini, che era appena succeduta al presidente Gianfranco Fini. Io durante quella cerimonia ridevo come un matto, perché dicevo: guarda, una presidente dilettante, molto diversamente da com'è il presidente Fini o il presidente Casini o Violante o tanti altri, consegna un premio a un libro sui dilettanti. Ho dato questi spunti in più sul dilettantismo, perché
secondo me il tema continua a essere molto grave e pericoloso. Io ho fatto un libro che si chiama Dalla brutta epoca al governo Draghi, sulla vergogna della miscela di populismo e dilettantismo della scorsa legislatura fino a Draghi. I governi Conte 1 e Conte 2 sono stati i due governi peggiori della Repubblica, forse. E nessuno riflette, analizza, discute, ragiona su questo, farebbe pure comodo, no? Ragionare, perché per esempio Fratelli d'Italia era fuori da questi governi, però che se non si riflette abbastanza sui rischi ulteriori del dilettantismo, no, chiedo scusa per le provocazioni, chiediamo la parola al presidente Fini. Abbiamo avuto la prima provocazione, sì. Sì, grazie, buonasera. Ovviamente anch'io ringrazio Luigi Tiberi, gli altri amici, e cercherò di dare un contributo ulteriore a quello che già è stato detto, condividendo ciò che è stato testé affermato, non ripeto. Attenzione, Luigi, a impostare il ragionamento dilettanti da un lato, professionisti dall'altro, perché il Parlamento è sempre espressione della sovranità popolare. Sono eletti i deputati e i senatori. Certo, ci arrivo. Certo, molto dipende dal modo con cui sono eletti. Una legge elettorale che affida all'elettore, o con le preferenze o col collegio uninominale, dettaglio, la possibilità di scegliere, autorizza tutti a dire sono i rappresentanti del popolo sovrano. Una legge elettorale che al contrario affida ai leader politici il compito di predisporre le liste che poi vengono ratificate dagli organi di partito, è una legge elettorale che sostanzialmente chiede all'elettore la fiducia non tanto sulla persona da mandare in Parlamento, quanto sul partito che l'ha candidata. Io credo che non si possa bypassare questa questione perché è forse la questione più rilevante. Aggiungo che nella storia della Repubblica le elezioni del Presidente della Repubblica medesima non sono sempre state passeggiate di salute, rose e fiori. Il libro di Pisicchio, che è un bel libro, è un pamphlet che si legge davvero sotto l'ombrellone, nonostante il caldo, l'opposto di quello che ho detto ieri presentando il libro di Savona, che al contrario è un testo universitario che va meditato. Nel libro di Pisicchio giustamente si ricordano dei momenti in cui i Presidenti della Repubblica uscirono dopo molte votazioni che fumata bianca, no, la fumata era nera, il Presidente non trovava la maggioranza necessaria ai sensi della Costituzione, le prime tre votazioni prevedono una maggioranza qualificata, dalla terza in poi una maggioranza diversa, perché? Perché non era stato raggiunto l'accordo politico preventivo indispensabile per far sì che l'onorevole senatore X salisse al colle. Il momento, a mio modo di vedere, in cui questa lunga tradizione di accordi indispensabili per eleggere il Presidente della Repubblica, a volte erano accordi larghi, a volte erano accordi risicati. Personalmente non mi vanto di nulla, ma è nella piccola storia della politica, l'elezione del Presidente Ciampi fu al primo turno, alla prima votazione, e fu anche il risultato di un incontro clandestino tra Walter Veltroni e chi vi parla, a casa di Walter, una mattina presto. La politica si basa anche sulla riservatezza, quando non c'è la riservatezza tutto diventa molto più complicato. Veltroni mi disse che, non avevo dubbi, ma un conto è immaginarlo, un conto è sentirselo dire, poteva essere per il Partito Democratico il candidato ideale. Io ritenevo che dovesse o potesse avere il voto anche del centrodestra, perché poteva rappresentare un presidente capace per la sua storia personale, per la sua cultura, di garantire al meglio che le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia fossero all'insegna di una corale adesione e di iniziative culturalmente e politicamente valide. Non ebbe alcuna difficoltà, ragionandone con Berlusconi e con Casini, al primo turno fu eletto Ciampi.
Il momento in cui questa tradizione consolidata di accordi per portare un parlamentare alla Quirinale viene meno, coincide con il voto che il Parlamento espresse ancor prima della rielezione di Mattarella perché il Presidente Napolitano accettasse di permanere in carico. Quindi c'è da chiedersi che cosa era cambiato rispetto agli anni in cui il Presidente veniva eletto da un accordo più o meno largo. Si possono dare molte risposte. Io credo che il cambiamento più profondo consiste nel fatto che sostanzialmente a partire dal 1994, ma ancora di più negli anni successivi, in ragione di quel che era accaduto nel 1989, fine dei blocchi, l'assetto politico italiano, che si basava sulla centralità dei partiti, partiti che fino alla discesa in campo di Berlusconi, la novità fu lì, erano partiti a contenuto ideologico o comunque partiti a forte contenuto culturale e programmatico. Non è alcun merito essere entrato in Parlamento a 30 anni, ahimè nell'84, nell'83, ma all'epoca si contavano sulle dita di una mano, di due mani i partiti. Ed erano partiti che avevano una storia. Li ricordo a memoria ancora oggi, no? Si partiva dalla sinistra più radicale, che c'era il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, poi c'era il PC, poi ci fu un momento di scissione a sinistra, Democrazia Proletaria o altri, sì, il Manifesto, poi il Partito Socialista, il Partito Socialdemocratico, il Partito Repubblicano, il Partito Liberale, la Democrazia Cristiana e sulla destra il Movimento Sociale e prima il Partito Monarchico, perché erano partiti che avevano appunto una ideologia di riferimento. È chiaro che nel momento in cui le ideologie si sciolgono, perché la fine dei blocchi, il dissolvimento dell'Unione Sovietica, l'ammainare di quelle bandiere ha avuto conseguenze enormi, no? Nasce un confronto che almeno inizialmente doveva essere altrettanto garantista di una centralità della politica, vale a dire un confronto programmatico. Un tempo c'erano le pregiudiziali ideologiche, no? La destra considerava inammissibile poter ragionare con i comunisti consideravano la destra l'espressione o del liberal capitalismo o addirittura del fascismo. Il confronto programmatico rappresenta una stagione oggettivamente nuova e io credo positiva. Nel momento in cui il confronto programmatico si spegne, e non è questa la sede per tentare di rispondere alla domanda perché è accaduto, sono molte secondo me le risposte da dare, ma non voglio allungare il brodo, nel momento in cui anche il confronto programmatico si spegne o si attenua, la politica perde in qualche modo la bussola e ci si trova in una fase antecedente alla sostanziale dimostrazione di fallimento del Parlamento che ha rieletto Mattarella dopo che Mattarella aveva detto urbi e torbi, signori, io non sono disponibile. Anche perché se uno si va a rileggere gli atti dell'Assemblea Costituente, ci fu un dibattito e nell'Assemblea Costituente non si dice che non può essere rieletto, ma non si dice nemmeno che può. 7 anni in realtà, tutti pensavano fosse un lasso di tempo più che sufficiente. Bene. Perché la politica si dimostra incapace di trovare accordi. Ancor prima di quel che è accaduto con il confronto Draghi, i candidati che spuntavano come i funghi, una sorta di ricerca quasi ossessiva della novità, no? Per cui doveva essere nuovo, doveva essere una donna, doveva essere un professionista, doveva essere... Esicchio scherzando dice un ammiraglio, oppure poteva essere un'ambasciatrice. Perché? Perché la politica aveva perso la bussola. Aveva perso la bussola anche e soprattutto perché si considerava l'elezione del presidente, con Mattarella è stato evidente a tutti, ma anche prima, una sorta di passaggio importante per precostituire posizioni di tipo politico-partitico. Mi spiego meglio.
perché Draghi non è diventato Presidente della Repubblica? Credo che l'abbiano capito tutti. Perché i partiti che appoggiavano l'esperienza Draghi sapevano perfettamente che se Draghi fosse stato eletto, e credo che sarebbe stato un ottimo Presidente della Repubblica anche per la caratura internazionale, per la qualità dell'uomo, il prestigio di cui godeva, un minuto dopo si sarebbe sciolto il Parlamento. Si sarebbe sciolto il Parlamento perché sarebbe stato impossibile per il PD, ad esempio, continuare nella legislatura, magari mettere in piedi un altro governo, l'ennesimo, senza passare per le urne. E avrebbe avuto difficoltà anche a destra, perché i Fratelli d'Italia avevano già detto si vota se cade Draghi. Gli amici di Forza Italia, gli amici dell'UDC sapevano perfettamente che non sarebbe stato agevole, ammesso di riuscirci, ripartire con un nuovo governo. Nuovo governo presieduto da chi? Per cui si disse a Draghi, Draghi, che l'ha detto chiaramente, Draghi non te ne puoi andare, devi rimanere lì, ti eleggeremo. Non si fanno i conti senza l'oste. Il Parlamento è stato rinnovato, il Parlamento ha avuto una composizione netta in ragione del voto, non c'erano più le condizioni perché una maggioranza politica che aveva vinto le elezioni chiamasse un tecnico, no? Ma guardate che con Napolitano sostanzialmente era accaduta la stessa cosa. Una politica che, cannibalizzata in un confronto di reciproca delegittimazione, finisce per mancare gli appuntamenti in cui è indispensabile che ci sia un punto di sintesi, perché la politica è contrapposizione, la politica è anche confronto aspro, la politica è la scelta che si affida all'elettore tra un progetto, un modello, un tempo una Weltanschauung, no? Una visione, ma poi deve essere anche una politica che in certi momenti sa trovare un momento di unità. Il capo dello Stato non può essere una pedina eletta dal centrodestra o dal centrosinistra per prefigurare, no, un assetto così la prossima volta, perché se si svilisce anche la più alta magistratura della Repubblica, e poi non ci si può lamentare se gli italiani perdono fiducia nelle istituzioni e nella politica. Mi fermo qui. I dilettanti, i professionisti, non c'è dubbio che si è abbassata, può apparire presuntuoso, ma si è abbassata la qualità complessiva. Ma non credo che riguardi solo il Parlamento, riguarda un po' la società italiana. E per certi aspetti, per quel po' di esperienza che ho, riguarda la società occidentale. Per tante ragioni, che qui non è la sede per parlarne, ma se vogliamo ridare, come dire, una maggior competenza, professionalità, capacità, dobbiamo, l'ho detto all'inizio, concludo così, riaffidare davvero all'elettore la possibilità di scegliere. Anche perché, lo dicevamo prima con Pisicchio, credo che non sia d'accordo, per quale motivo oggi l'aspirante deputato, l'aspirante senatore dovrebbe, se incontra i commercianti, no? Dire beh, fammi capire che cosa vogliono, adesso mi informo, studio, cerco di saperne di più, se vado a fare un comizio e c'è un problema territoriale cerco di capire qual è questo problema, per quale motivo dovrebbe un aspirante parlamentare studiare, documentarsi, cercare in qualche modo di comprendere ciò che poi va prospettato all'elettore, se quel che è importante, l'unica cosa, è essere nelle grazie, per alcuni addirittura del leader. In alcuni casi è sufficiente della segretaria del leader che fa l'altro. Infine, il problema della qualità del professionismo è anche la conseguenza del fatto che, specie in certi momenti, perché altrimenti non si spiega quello che è accaduto nel 94, al di là dell'onda d'urto creata dalle inchieste, Tangentopoli, la corruzione, al di là di questo, non c'è un breve dubbio che la politica era diventata molto chiusa. Quando Grillo lancia l'appello, addirittura nel modo più volgare, no? Con un epiteto, va, contro la casta, beh, incontra immediatamente il favore della pubblica opinione. Perché? Perché la politica veniva percepita come una casta chiusa, in alcuni casi una casta che addirittura non faceva nemmeno quello che era indispensabile fare per avere il voto. Uno che voleva essere eletto doveva ascoltare la gente,
la segreteria doveva rispondere a colui che ti scriveva perché aveva un problema. Finito il rapporto diretto, no? Con la pubblica opinione, era una casta chiusa. Ed è chiaro che una casta viene considerata da abbattere ogni qualvolta c'è un malessere sociale. Allora, il problema non è tanto dilettanti o professionisti, il problema è riportiamo davvero, mia opinione, la politica ad essere come vuole la Costituzione, come dovrebbe essere l'arte, la missione, la professione. Dicevo prima Pino Fisichio, che conosco da una vita, che stimo, ha avuto un bel coraggio a scrivere non questo libro, che è un pamphlet scherzoso, ma a scrivere qualche anno fa un libro politici di professione nel momento in cui tutti dicevano ecco la casta, i vitalizi, tutto quello che in qualche modo connotava anche un certo modo autoreferenziale, no? Il popolo seguirà. Ecco, riportiamo la politica ad essere espressione, nei limiti delle capacità di chi vorrà interpretarla, espressione dei sentimenti, dei bisogni, dei desideri della pubblica opinione. E soprattutto rendiamo la politica più trasparente, il che vuol dire tante cose. Vado orgoglioso di una sola cosa come Presidente della Camera, tanti difetti, tanti problemi, ma nel consenso di tutti, c'eravate entrambi, l'abolizione del disgustoso andazzo del voto. Loro due non ci sono, però mi lasciano la schedina e io come i polipi votavo anche per loro, no? Piccolissima cosa, no? Ogni testa un voto, e invece era diventato in alcuni casi, quando appariva sul display, c'era uno seduto in una fila e sei voti espressi. Poi è chiaro che sono le piccole cose. Poi prendevano l'Oscar, però. Perché lì erano dei pianisti professionisti. Era Rubinstein, era l'onorevole Rubinstein. È chiaro che sono quelle piccole cose che ridanno credibilità o che al contrario determinano l'affievolirsi di una credibilità. No, molto, molto bene, ringraziamo anche il nostro amico che sta riprendendo, per esempio, un ottimo paparazzo, si presta, noto a molti, si presta a queste riprese. Pensiamo fosse la questura. No, è il famoso attenzione, paparazzo. Attenzione, ma, attenzione. Ma conoscete da tanti anni, Gianfranco, quanti anni mi conosci? Dai, adesso poi se c'è qualche veloce domanda e risposta, facciamo informalmente, così abbiamo il piacere di avere il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, che dico professionista, perché io conosco all'opera anche come serio, vero, motivato, veramente intelligente, esperto di regolamenti parlamentari. Mi sono permesso di citare Calderoni, perché è un chirurgo maxillofacciale, crede di essere un chirurgo legislativo e si è inventato quella vergogna dell'autonomia differenziata con tutto un insieme di trucchi assurdi e abolendo la funzione del Parlamento, tanto per essere diplomatici. Uno spunto, grazie per essere qui, Presidente. Grazie, ti ringrazio Luigi Tivelli per l'invito, saluto sicuramente tutti, sono onorato di essere insieme a colleghi e non colleghi di grandissimo prestigio. La cosa che a me, leggendo questo libro, il protagonista se ne è accennato, ma il protagonista è questo ammiraglio, questa figura che peraltro corrisponde per certi versi, perché Pino Pisicchio è stato attento a non fare persone sotto falso nome, ecco, insomma, alcuni sono nominati per nome, Draghi, Mattarella, i presidenti del passato, gli altri personaggi sono alcuni quelli che ha nominato, c'è questo ammiraglio Raspi, c'è Ciro Volo, sono tutti nomi e non corrispondono, almeno a meno che io non sia riuscito a vederli, non corrispondono a una persona, cioè c'è un tal personaggio, sono allusi, anche il Bruno Vespa in realtà per certe descrizioni fisiche non è Bruno Vespa, che poi è Bruno Verba. E questo ammiraglio
Poi c'è un colpo di scena finale che adesso non diciamo, infatti finisce l'elezione, sappiamo come finisce il libro, no? Se non l'abbiamo letto. Però è un personaggio interessante perché era quello che era il favorito, a parte Draghi e Mattarella, in questa corsa, ed era favorito perché piaceva un po' a tutti, era un personaggio di cui era difficile dire male, anche perché non si era mai sporcato le mani con quella orribile cosa che era la politica, per cui se ti schiera a destra, intanto tutti quelli di sinistra si schiera a sinistra, tutti quelli che dicono a destra dicono va bene, e comunque sei lì in questo posto di privilegi spaventosi, e dunque passi già in secondo piano. La cosa divertente è che queste campagne, allora il Movimento 5 Stelle ha incontrato nel 2013 un grande favore per le sue battaglie, che poi il coronamento della lotta contro la casta dei 5 Stelle secondo me è stato il giorno in cui, non il giorno in cui hanno celebrato la fine della povertà, l'abolizione della povertà, che infatti adesso ce ne sono più di prima, ma è stato quando hanno celebrato la riabolizione dei vitalizi, che era stata fatta quando era c'era presidente Fini, presidente Schifani, la riabolizione dei vitalizi, allora fissero come facciamo, come Cetto la qualunque, abolita due volte, no? Così hanno fatto questo, e ci sono andati diversi prestigiosi ministri con l'auto blu. La celebrazione dell'abolizione dei privilegi in auto blu trovo che è una cosa fantastica, è una cosa da UNESCO, un piccolo capolavoro del teatro dell'assurdo. E però era stata preparata questa cosa, non probabilmente per i 5 Stelle, ma c'era Luca di Montezemolo, personaggio ovviamente di grandissime capacità, in politica non sappiamo perché, no? Però ovviamente di fuori ne ha fatto tanto, che aveva già preparato il suo programma, e c'era quella bella trasmissione dove satirica, adesso non mi ricordo più chi lo facesse, dove c'era Montezemolo che diceva faremo questo, faremo quell'altro, l'Italia crescerà, eccetera, eccetera, e poi si rivolgeva alla segretaria e diceva sì, ma mi manca la cartellina del come, e poi i giornalisti gli chiedono ma come, sì, bello, benissimo, come? E mi manca la cartellina del come, sta di fatto. Che Montezemolo ha fatto poi dei sondaggi e ha visto che lui prendeva, forse se gli andava proprio bene, il 10-12% percentuale più che rispettabile, ma per lui che aveva altri interessi, un'altra carriera, eccetera, non gli interessava, lui si aspettava di arrivare a livelli tipo Berlusconi, che entra e fa il 20%, poi arriva al 25%, poi sale ancora, e per cui lascia. Che la cosa fosse combinata o no, sta di fatto che Grillo si infila lì, perché nel frattempo era dipinto tutti i politici come incapaci, fannulloni, mezzi deficienti, ladri ovviamente, e di conseguenza chi c'è di meglio di Grillo, noto per la sua solerzia nel pagare le tasse, no? come si sa, su un quarto di quello che veniva fatturato, su quello probabilmente ci pagava le tasse, sul resto è da vedere, e con grande credibilità di giustizialismo, avendo causato la morte di tre persone cercando di far passare la colpa per loro, e poi prendendosi una pena molto bassa, che se invece quello stesso atto fosse stato fatto di recente, cioè dopo che è stato approvato l'omicidio stradale, erano 8-9 anni di galera. Anche questo è un personaggio con piena credibilità dal punto di vista del rigore, del rispetto della legge e così via. E che queste cose non siano state sottolineate da quegli stessi mezzi di informazione che prima probabilmente avevano preparato la strada a Luca di Montezemolo, beh, questo ha avuto il suo peso. E sono d'accordo col presidente Fini nel dire che il fatto del dilettantismo e professionista non è necessariamente una contrapposizione, perché ci sono quelli che appena arrivano già mostrano grandi capacità, e faccio un esempio che sembrerebbe un po' controintuitivo: Luigi Di Maio, ah sì, Bibitano e così via. A parte il fatto che Bibitano secondo me è una delle parti onorevoli della sua biografia, perché è meglio fare Bibitano che fare lo scroccone, il fannullone e così via, per cui è viva che abbia venduto, che poi sembra che non vedesse le bibite allo stadio San Paolo, facesse lo steward per i VIP, cose di questo. Comunque, però uno dice, ah però, capace, però chi, hai una lunga visione politica, chi ha fatto
insieme il ministro del lavoro e il ministro delle attività produttive, nessuno mai, credo che neanche Mussolini ha avuto insieme queste due idee. Ha fatto, e prima ancora il vicepresidente della Camera appena arrivato, ha fatto il ministro degli esteri e dopo, non dall'Italia, che a volte abbiamo questo sbagliatissimo atteggiamento che solo in Italia, guardate che altrove succede anche di peggio, come ha detto Gianfranco, il livello della classe politica è sicuramente sceso, c'è una serie di ragioni molto chiare, per esempio, ne faccio un solo esempio, ce ne sono ben altri, per esempio il fatto che oggi conviene ai miei figli non dire cosa fa il padre. Una volta, davvero, mio figlio non l'ha mai detto e non si vergogna di me, cioè non è che siamo in cattive, potrebbe succedere, mio figlio non l'ha mai detto, mia figlia gli è scappata, però non conviene assolutamente, conviene dire, il padre fa lo spacciatore, ah bene, è una professione rispettabile, non, nulla da dire, ah politico, ah ladro, eccetera, ok, va bene. Per cui già solo quello, basta quello, ma chi te lo fa fare? Comunque, allora dicevo, e non della Italia, perché se noi guardiamo la classe politica all'estero, non è che abbiamo queste meraviglie. In Inghilterra, dove c'è stata questa povera, come si chiama, Task, come che si chiamava, che insomma in poche settimane è riuscito a cambiare idea 8 volte e infatti poi ha dovuto lasciare. Boris Johnson si è dimostrato, sai, poi gli Stati Uniti attualmente, ecco, diciamo, non parliamo del governo della nazione, che è quello, ma il governo di se stesso, del presidente degli Stati Uniti, è come dire. Tornando, perché non voglio farla troppo lunga, Luigi Di Maio ha avuto un riconoscimento a livello europeo, è stata l'Europa che ce lo chiede l'Europa di fare Luigi Di Maio inviato speciale per il Medio Oriente, e per cui insomma dilettantismo fino a un certo punto, anche perché ormai qui è stato entrato in politica 10 anni fa, dopo 10 anni che fai una professione, se anche sei impreparato arrivi a certi livelli, ma ci sono certe cose che restano, che vengono nell'elezione del Presidente della Repubblica. Per esempio, come ha detto bene Gianfranco, il fatto di fare quello che ha fatto lui nel 99, i contatti, di farli in modo riservato, è fondamentale, ma c'è stato un momento in cui si è detto, oh, roba riservata, chissà cosa fanno, vanno a rubare insieme. Lo streaming, esattamente. Il povero Bersani, pure uomo di grande esperienza politica, ha fatto lo streaming per di più con Beppe Grillo. Come fai? Qualcuno ha detto in quell'epoca, se Reagan e Gorbaciov avessero fatto la raccolta in streaming, ci sarebbe stata la guerra nucleare, altro che il disarmo, altro che la caduta del muro, in sostanza. Cioè sarebbe stato un disastro. Ecco, ci sono delle cose che vanno contro. Oppure un altro aspetto, proprio la legislatura 2018, proprio dopo quella in cui era presidente Gianfranco Fini, dove sono stati fatti i presidenti delle due Camere, due che erano il loro primo giorno di Parlamento, Pietro Grasso, magistrato, espertissimo per carità, primo giorno di senatore, infatti un giorno già siamo colleghi, non siamo colleghi, io non ho mai fatto il presidente del Senato, tu non hai mai fatto il senatore, e io non ho mai fatto il magistrato, per cui non siamo colleghi, con rispetto poi. E Laura Boldrini anche lì. Allora, pensare che appena uno arriva da qualche parte, faccia il capo, e appena arriva lì, non arriva in quel certo posto. Allora, io ci credo, caro Bersani, che fu l'artefice di questa cosa, no, non da solo, con una spinta di tutta l'opinione, perché basta con questi vecchi politici, eccetera, eccetera. Io crederò alla sincerità di questo modo di vedere le cose quando uno deve essere operato al cuore e dice: voglio uno, un neolaureato che non ha mai operato nessuno, come primario, non che resta lì a imparare. Il tirocinante che è lì, camice, come si mette, ecco, ci crederò, altrimenti evidentemente è solo strumentale, e quel è l'aspetto più dilettantistico che c'è, e che non si può dare solo esclusivamente sempre la colpa al cattivissimi politici, brutti e cattivi e tutto quanto, ma c'è anche un certo atteggiamento, e chiudo con questo. Nel 2013, quando, dopo le elezioni del 2013, non c'era la maggioranza, era difficilissimo formare il governo, e ci sono passate diverse settimane, poi il governo di Enrico Letta, che non è stato un grande governo, è arrivato dopo mesi dopo le elezioni.
vado con mio fratello a casa di suoi amici, persone che io non conoscevo più di tanto, e c'era uno che ce l'aveva con i politici, che non sono capace di mettersi d'accordo, e noi li paghiamo e sono lì due mesi, ma non sono capace di mettersi insieme, mettersi d'accordo, una vergogna, eccetera. E io arrivo da dietro, qualcuno si rideva perché è arrivato uno di questi orribili politici, e allora gli dicono, uno sapendo, conoscendolo, uno dice, sì, ma di un po', di come hai votato tu, di come hai votato? Ah sì sì, allora, io alla Camera ho votato per i 5 Stelle perché dicevo affanculo e quelli ci sta bene, bravi, e al Senato però ho votato per Fratelli d'Italia perché c'è Guido Crosetto che è uno bravo, eccetera, eccetera. Benissimo, ottime scelte tutte e due. Ma ti rendi conto che se tutti avessero votato come te, neanche nel 2050 si faceva il governo? Cominci a mettere d'accordo con te stesso prima di credere con il padre. È chiaro che se voti per quello perché ti fa ridere, e dico, il voto di Crosetto è dato benissimo, però appunto non puoi votare per uno perché lo stimi e per l'altro perché ti fa ridere, visto che non c'era uno, che magari non conosceva i candidati che c'erano da. Per cui ecco appunto, il dilettantismo, anche chi vota, deve avere coscienza che fa una cosa importante, non è uno sfregio, oppure l'ultima cosa, e chiudo, c'è quello che dice non vado a votare, così imparano, così imparano che hanno meno gente di cui devono tenere conto, e se devono tenere conto solo delle clientele e delle truppe cammellate è molto più facile e molto più difficile che si faccia gli interessi della gente. Ma se non ci sono domande dal pubblico, che vedo già provato da una giornata di esposizione. Ma prego, se la vuole il microfono. Che... No, se siete voi stiamo. Posso? Prego, prego. Allora, come cittadino del comune, diciamo, io ho cercato di capire, un'età più o meno, insomma, dell'onorevole Fini, ma forse anche di qualcun altro, di capire questo iter del mio paese che per due o tre volte ha chiesto fortemente un cambiamento. Dopo Tangentopoli, dopo i governi del pentapartito che cadevano in brevissimo tempo, e dopo che appunto la politica era ideologica, per cui c'era questo problema dell'incontro, della comunicazione tra vari schieramenti, e io ho cercato di capire, c'ho anche un'amica inglese che mi diceva, finché siete così divisi voi non andrete da nessuna parte, perché noi in Inghilterra, sia a destra che a sinistra, sui temi dell'ecologia, sui temi nazionali, scendiamo in piazza insieme. Cioè non abbiamo a destra e a sinistra, o comunque conservatori, questa ferocia, questa lotta, questa competizione. E quindi io ho cercato di darmi delle spiegazioni, non c'era nessuno che poteva in qualche modo, anche se nel 94 ho partecipato in qualche modo alla creazione dell'assemblea dell'Alleanza Nazionale, mi ricordo il Club della Destra, mi ricordo la rivista L'Altra Italia, si ricorderà il direttore che non c'è più, Domenico De Napoli, ho scritto anche qualcosa. E quindi qualche, diciamo, un minimo di formazione ce l'avevo, comunque c'avevo l'interesse di capire come cittadino. E però devo dire, guardando indietro molto bene questa panoramica che ha fatto l'onorevole Fini dei vari passaggi che sono avvenuti, questo desiderio di cambiamento con l'onorevole Berlusconi è stato un cambiamento di di proposte oggettive. Si è passato dal pentapartito al bipolarismo, che è stata una cosa enorme, come dicevamo, l'incontro programmatico, l'incontro programmatico sui programmi, non più diciamo affidato alle ideologie, e il bipolarismo che ci ha portato a una nuova richiesta di novità con
come dite voi, quelli che non se ne intendevano, sono comparsi quelli di Grillo, del Conco Grillo, che hanno aiutato però ulteriormente a una crescita. Io mi sono sempre, diciamo, sempre sperato che dietro questo disastro ci fossero delle menti, e ci credo, ci fossero delle menti così forti, così preparate, che fossero in grado i consiglieri dei presidenti. Poi si è accorto che non ci stava niente, sotto il vestito io niente. Io sono ottimista perché il cambiamento è stato molto grande. E io invece no, signora, perché avendola vissuta la cosa, le posso dire che sotto il vestito non c'è niente. Vabbè, e quindi non si faccia illusione. No, se mi permette, perché il patron ci porta ad una sintesi. Ho compreso il suo ragionamento. Perché la domanda che vorrei fare, la faccia la sua domanda. La faccio. Questo rinnovamento non è completo, perché l'ultima fase del rinnovamento è il presidenzialismo, che già 30 anni fa, sì, l'onorevole Fini lo saprà, si è una, lei butta dentro una cosetta proprio così, che in 30 secondi ci salutiamo e ci andiamo. Il libro proprio sul rinnovo del... No, non c'entra niente, come se quello è un giallo, è una cosa per sorridere. La sua domanda è questa, per il presidenzialismo. Che ne pensate? È l'ultima fase o è un'altra di... Allora, cara signora, il mio mestiere è insegnare questo all'università. Ecco. Allora, se vuole, io le apro il libro, partiamo da Esposito, da Costantino Mortale, dall'Assemblea Costituente, ne parliamo, però non ce ne andiamo via subito. Lei sta ponendo un problema che ha un'implicazione di carattere politico, di scelta politica. No, no, per carità, no, lei non è una donna bellissima e ha 30 anni, perché ha detto che ha l'età di Gianfranco, quindi 30, 32 forse, e quindi non è un uomo comune. Voglio dirle, questo è un tema molto complesso. Le dico solo questo, mi permetto di dirle questo. Io da un punto di vista scientifico le dico che non ho nessun tipo di obiezione sull'ipotesi presidenzialistica piuttosto che semipresidenzialistica, tutto quello che vuole. Abbiamo per esempio in Francia una dimensione che ha anche per quel che è possibile oggi, un flusso democratico straordinariamente vivido, eccetera. Stati Uniti, a me piace molto meno il sistema americano, comunque è una visione personale. Però sa che significa questo? Significa prendere la Costituzione e rivoltarla. Perché noi abbiamo, non è che dice io mo ci faccio un pezzo che chiamo presidenzialismo. No, no, perché ogni molecola della nostra Costituzione risponde ad un impianto che ha una coerenza parlamentarista, t'appoggia sull'idea parlamentarista, mia cara signora. Allora, io dico, vogliamo fare il presidenzialismo? Benissimo, non facciamo... come abbiamo fatto con tanti parlamentari, interventi di modifica sostanziale, come si dice nei partiti, io sono barista, a spizziche e molliche, no? Poi ci metto questo dentro, vediamo come va, e poi non è così, perché scoppia, la Costituzione non va più avanti, ogni istituto è legato all'altro. Allora, come minimo, se vuoi entrare in questa dimensione, ti fai una bella assemblea costituente, la chiami convenzione costituzionale, la fai leggere dal popolo con voto di preferenza e in un anno e mezzo ti ridisegna la Costituzione, ma non in questa maniera. Poi possiamo discutere, io le sto parlando di metodo. Io le dico la signora, se posso... Io 10 secondi. Io sul dilettantismo allargherei poi l'orizzonte, partirei anche dalla base, onorevole Malan. Senatore Malanda, scusi. Mica si offende. No. Onorevole senatore, ci sta. Perché il dilettantismo parte anche dalla base. Allora, molto spesso, immagino che lei, senatore, conosca un po' le attività amministrative in generale, molto spesso si indica un candidato sindaco, un candidato presidente di una provincia, un candidato alla presidente di regione, che non ha competenze, e qui parte il dilettantismo territoriale. E poi di riflesso il dilettantismo è naturale che poi si alza il livello, va a finire anche la Camera. Cioè,
la domanda, se non si ricostruisce quel percorso che ai tempi degli anni 60-70, dove tutti i partiti avevano una scuola di partito, e nella scuola di partito non era soltanto ideologia, preparare quello che certo. ha detto il Presidente, avere un'idea, ma era anche la cultura amministrativa, perché io, lei sa, sono presentato, ho fatto il sindaco due volte, ma vengo dal 1973, ho fatto il consigliere di opposizione con l'MSI, quindi ho fatto tutta un percorso e ho fatto la cosiddetta scuola politica e amministrativa. Allora, se il dilettantismo non si ferma e si cambia registro anche a livello locale, è naturale che... Ha ragione da vendere, l'ha detto prima il Presidente, l'ha recuperato anche, siamo tutti d'accordo su questo, ma mi permetto di dirle una cosa. Negli anni che lei ha evocato, su 45 milioni di italiani iscritti alle liste elettorali, quindi i votanti, gli aventi diritto al voto, 45 milioni, 4 milioni e mezzo erano iscritti ai partiti. 4 milioni e mezzo. Eravamo il paese che aveva la più alta partecipazione al mondo, mondo naturalmente democratico, perché Bulgaria c'era anche di più, ma nel mondo democratico eravamo il paese con la più alta partecipazione, non solo in termini di militanza, ma anche in termini di partecipazione al voto. Non si andava a votare in una misura inferiore all'83-84%, stavamo sotto al 90%. Quindi questa era l'Italia. Ma c'era una cosa che oggi non c'è più, mio caro collega politico, ed è la forma partito. Oggi il partito che cos'è? È il participio passato del voto partire. Partito, non c'è più, non c'è più niente. Negli anni 2000... sono le capi. C'è il partito personale. Calice nel 2000 ha scritto un bellissimo libro che era il partito personale e guardava Berlusconi, ma almeno poi i soldi ce li metteva. Adesso manco più. Allora, se non si riparte di là, e se non si riparte, ha ragione, da vendere Gianfranco Fitto, questa è la mia battaglia da bambino, la legge elettorale, se non si riparte da là, allora lo scettro al popolo, ai cittadini, il popolo sovrano, si chiama popolo sovrano, non è il capo bastone sovrano, è il popolo sovrano. C'è anche un articolo così, articolo 67, caratteri cubitali, che fa divieto del vincolo di mandato, cioè dice che ogni cittadino risponde alla nazione. Ogni parlamentare risponde alla nazione e non a chi l'ha messo in lista, sostanzialmente. Allora, chiudo con una battuta molto, forse anche gradevole, e probabilmente legata ad un fatto che voi non conoscete. Domanda. Voi sapete che noi siamo il paese, sempre nell'ordine democratico, con la compulsività più alta di cambiamenti di legge elettorale al mondo. In 25 anni abbiamo fatti 5. Gli Stati Uniti hanno quella legge elettorale da quando hanno fatto la Costituzione. Gli inglesi addirittura nel 600, l'impianto buttato giù nel 600. I francesi hanno fatto il 53, l'unica modifica, e tengono sempre quella. I tedeschi dopo il 58, sì, 53 ci vuole De Gaulle aveva comunque i tedeschi con l'avvento della democrazia, la Germania dell'Ovest partì con quella legge elettorale e si è sempre mantenuta quella. Noi abbiamo fatto 5 dal 1993, celebriamo nel luglio di quest'anno il trentennale del Mattarellum, fino al Rosatellum, che è la quinta, partendo però dal proporzionale. Sono 5. Allora, proporzionale, testo unico del 58-1. Il Mattarellum, che deriva dalla legge, dal referendum. Poi abbiamo il Porcellum, che è quello del tuo amico Calderoli, e sono 3. L'Italicum, che è l'unico esempio al mondo di una legge elettorale approvata e abrogata dalla Corte Costituzionale senza aver mai avuto possibilità di essere applicata. Una roba, noi siamo il Guinness dei primati. E infine il Rosatellum. Perché finiscono tutti in un? Domanda, qualcuno me lo sa dire? No, voi lo sapete, la pubblica. È un complemento oggetto latino.
Lei è molto colta, signora. I suoi 30 anni, 32 anni gettano luce su tutto il suo percorso di studi. No. No. O meglio, sì, da un punto di vista... Però, questo... Allora, quando venne fuori il Mattarellum, il più grande politologo italiano, si chiama Giovanni Sartori, Astori, un altro vecchio democristiano, Giovanni Sartori, che era un fiorentino di quelli, un ambetriolo, no? Disse: questa legge elettorale è una schifezza, è come fosse un... ecco, un'espressione tipo latinorum, no? Un latino messo su male, masticato male, eccetera. La chiamerò Mattarellum, perché il poveraccio di Mattarella era il relatore e riportò questa legge. Da allora è partito, però attenzione, no, ma è bene ricordare il seguito. Poi l'amico di Gigi, il signor Calderoli, un giorno, mentre sta... facendo un talk show, in un momento nel quale pensava che fosse disconnesso il microfono, disse al suo compagno: oh, abbiamo fatto proprio una porcata parlando della legge elettorale. E quindi nacque Porcellum, battezzato ancora da Sartori. Prima c'era stato Tatarellum regionale. Tatarellum regionale e coevo del Mattarellum, più o meno. No, 95. Voglio dire, sì, è subito dopo, effettivamente. Posso permettermi, nel senso che campava ancora il povero Giovanni Sartori, e Giovanni Sartori glielo disse pure, Tatarellum, qui è ancora made in Sartori. Dopodiché Sartori è morto, e che cosa è successo? Questo che era un modo spregiativo di definire queste leggi, che era una schifezza, no? Arriva Renzi, ha detto: ah, io farò l'Italicum, se l'è battezzato da solo, perché sarà una cosa bella. Io dissi: guarda Matteo, che l'Italicus è stata una tragedia terribile, di treno che stanno prendendo le bombe, porta sfiga sta cosa, non lo deve. Dopodiché Rosatellum viene da Rosato, che il capo è la stessa razza fino a qualche giorno fa, ha cambiato, amico di creatività, lui fece il relatore, sì. E disse, no, io passerò la storia come Rosatellum, che fa pensare, sapete, quelle bottiglie, brava, non sono bottiglie, ma sono di plastica, di cartone, e quindi non sono buone. Ecco, quindi noi siamo praticamente, in termini di legge elettorale, un surrogato di un vino non particolarmente buono. In attesa che arrivi, no, tu chiuderai subito. No, non devo chiudere. Io devo fare una battuta. Ah, no. In attesa che arrivi il Fisicchium, sperando che o ridanno le preferenze o rifanno, io leggerò. Volevo dire una piccolissima cosina alla signora che parlava. In politica esistono gli idolafori, gli idolatribus, ve lo spiegherà Pisicchio, che è il dettaglio. Il presidenzialismo è ovviamente il nuovo idolafori, idolatribus, per ubriacare il popolo, va bene? Perché? Per una ragione semplicissima. L'unica istituzione, io d'accordo con lui, ne sono scritto tante volte, semmai ci vuole una costituente, beh, con gente un po' competente, con requisiti, e lei che questo cavolo del Parlamento come farebbe a cambiare la Costituzione, cioè, ma questo non c'entra niente. L'unica istituzione che tiene in questo paese sempre diviso e super diviso, ovunque vado io trovo il sindaco che me ne dice di tutti i colori del capo dell'opposizione, e il capo dell'opposizione che me ne dice di tutti i colori contro il sindaco. La divisività che c'è in questo paese è una cosa tremenda. L'unica istituzione che tiene è il Presidente della Repubblica. Ultimo sondaggio, 64% degli italiani dice che l'unica istituzione che è quella del Presidente. Ma perché? Perché è l'unica super partes, è l'unica imparziale, è l'unica. Se andiamo a leggere, voi che sia il Presidente del Consiglio, voi che sia il Presidente della Repubblica, la mela troppo spaccata del paese si spacca
ancora di più e di meno la figura che incarna un po' il senso dell'unità nazionale, che dà un po' di senso di equilibrio al paese. Quella è la mia opinione riscolta, aver detto semmai volete fare, ci vuole una vera costituzione. Scusa Presidente Fini, ma sta cosa grazie. Su questo sai che la penso in modo diverso, ma no. Ascoltare Pisicchio è un piacere, perché oltre al ragionamento c'è anche una verba e una capacità battutistica. E quindi concludo anch'io, perché mi hai dato uno spunto formidabile per una considerazione. Ha detto prima, no? Partito è partito passato al capo partito. Poi, ricordando la verità, vale a dire che Sartori avviò il vezzo di chiamare con l'ellum finale la legge elettorale, mi piace spontaneo aggiungere che poi tutto ciò spiega perché Stato è il partito passato dovrebbe essere. Bravo! Allora, difficile superare, anzi no, si mettono pensato, ma più quotidianamente. Quando io fui relatore di una legge elettorale tra il 2008 e il 2013, il mio mandato da Berlusconi era quella di non arrivare alla fine, però a forza di perdere tempo, traccheggiare, eccetera, dovetti mettere giù un testo che peraltro non mi piaceva molto, ma dovevo recepire, il relatore non è un autore che scrive il libro come gli pare, deve recepire le cose degli altri, e lo chiamarono, i giornalisti lo chiamarono Malannum e questo contribuì a segnare la fine di questo progetto che peraltro ritenevo piuttosto negativo. Seconda e ultima cosa, seconda cosa seria, anche alla luce di come avvengono le elezioni del Presidente della Repubblica ultimamente, per via di questo dilettantismo che un tempo portava scelte come Ciampi, come altre figure del passato che comunque erano figure di mediazione, credo che l'elezione popolare è sicuramente competitiva, secondo me, per dare un bel risultato. È perfettamente vero che va cambiata ampiamente la Costituzione, per cui non si può fare certamente in poco tempo. Ultimissima cosa, io faccio questa domanda, ma che non chiedo una risposta. Siamo sicuri che oggi, con il ripristino delle preferenze anche per questa Assemblea Costituente, dunque dovrebbe gareggiare con quelle dell'Assemblea Costituente del 47, 48, 46, 47, Mortati, Ruini e tutti poi quelli che... siamo sicuri che prenderebbe più voti il Mortati di oggi, Pisicchio, Fini, prenderebbe più voti di Chiara Ferragni, Fedez, no. Achille Lauro? Chiara Ferragni va a fare direttamente. Chiara Ferragni va a fare direttamente il capo dello Stato con le presidenziali, su questo non si discute, è anche più buona, devo dire. Poi vedi, Mattarelli con Chiara Ferragni. Carità di Dio. Avete ragione, però ricordatevi. Microfono. Passata la storia per tante cose, ma anche per aver detto la democrazia certamente non è il modo migliore per governare un popolo, e che purtroppo non abbiamo trovato una soluzione. Questa è la